Un po' di emozione c'è nel presentare un lavoro che ha richiesto naturalmente tanto impegno, tanto sacrificio, tanto studio, tanta ricerca. Sì, è un lavoro che intanto ci ha commosso mentre appunto lo facevamo, perché parliamo di un bambino ucciso alla mafia 20 anni fa, una storia quasi del tutto dimenticata e che non ha trovato ancora nessun colpevole, addirittura nessun indagato. Una storia di un bambino di Favara che aveva appena 11 anni e che è stato ucciso per errore appunto da un comando mafioso. Perché proprio Stefano Pompeo? Perché questa storia? Perché in un periodo in cui si parla molto di cronaca, dove si vivisezionano i delitti, la cronaca, eccetera, invece la storia di un bambino era totalmente dimenticata. E questo secondo noi era già un delitto di sé per stesso, quindi ricordare Stefano è ricordare un bambino che oggi avrebbe avuto 32 anni e ha avuto invece la vita spezzata da piccolissimo. C'è stato qualche episodio particolare che vi ha colpito andando insomma, a fare una ricerca, parlando con i protagonisti? Sì, gli episodi sono stati tanti, intanto la commozione di ascoltare le parole della mamma e del papà, una commozione appunto che ci ha preso ogni volta che mandavamo questo documentario, e poi abbiamo visto le carte, abbiamo scoperto appunto di questa mancanza di indagati e ovviamente di mancanza di colpevoli, e questo ci ha colpito molto, perché non si può lasciare un omicidio di questo tipo impunito. A prescindere un po' anche dalle immagini, dalle interviste che verranno fuori, questo è un esempio di giornalismo d'inchiesta che speriamo porti anche a qualcosa, magari anche a riaprire il caso. A distanza di tutto questo tempo ci potrebbe essere ancora qualcuno che magari ha visto qualcosa, sa qualcosa e possa anche parlare e riaprire il caso. Questo emerge dal documentario stesso, c'è anche un appello del procuratore aggiunto Agrigento Salvatore Vella che appunto dice sicuramente qualcuno sa chi è stato, ma ancora non ha voluto parlare a distanza di tutto questo tempo. Noi speriamo, appunto è uno degli obiettivi del nostro documentario, assieme al fatto di non dimenticare Stefano, l'altro obiettivo appunto è riaprire un caso che invece è sepolto negli scaffali diciamo degli uffici giudiziari. Anche Don Franco, alla proiezione di questo documentario torna alla memoria la giustizia, le tante vittime di mafia che ancora sono in attesa di giustizia, appunto di conoscere la verità. Sì, per me è una storia che ho sentito ma non conosco, per quella possibilità di conoscere, ma purtroppo queste storie di violenza sono tutte uguali. La violenza non guarda in faccia nessuno, sia piccoli che grandi, donne, uomini, e questo deve far pensare. Viviamo in una società dove a quanto pare la cultura prende sempre più piede, dove contiamo sempre più morti, e probabilmente abbiamo bisogno tutti di riflettere un po' di più per vedere se questa strada se ci porterà da qualche parte, dove ci porterà. Allora probabilmente dobbiamo rivedere quei valori che ci stiamo dimenticando.